Buongiorno, come stai? Spero bene e buona estate. Qualche mese fa è stata distribuita sulla piattaforma Netflix una nuova serie TV dal titolo Bridgerton, che ha fatto molto discutere e parlare di sé. Di cosa si tratta? Si tratta di una serie apparentemente ambientata nell'era Regency inglese, quindi la classica serie anglosassone in costume, come può essere anche Downton Abbey, che racconta una vicenda un po' nello stile dei romanzi di Jane Austen, o in generale ricorda molto lo stile dei romanzi rosa, dei romanzi Harmony, ambientati appunto in queste epoche ormai un po' fuori dal tempo. Ovviamente l'intreccio amoroso in questo caso la fa da padrone. Si è parlato però molto di questa serie TV per una circostanza abbastanza frequente, ma anche particolare per Netflix. Non è un segreto che la piattaforma Netflix da diversi anni ha fatto bandiera dell'inclusività nell'accezione più statunitense del termine, quindi volutamente proporre nelle sue produzioni tematiche femministe per i diritti delle minoranze, specificamente destinate all'orgoglio arcobaleno, eccetera, eccetera, quindi con un occhio di riguardo. E già un fattore molto contestato a Netflix era che spesso fa i cosiddetti blind casting, cioè casta un interprete non tenendo conto della sua etnia di appartenenza. Quindi se un attore è bravo per un dato ruolo o è considerato adatto, diventa irrilevante quale che sia il suo colore della pelle, anche quando il colore della pelle potrebbe avere un senso collegato alla narrazione stessa. Un esempio famoso è un adattamento di Romeo e Giulietta in cui fu castato un interprete nero e negli anni si sono un po' accavallate queste polemiche di persone che nettamente non volevano questo tipo di casting, preferivano piuttosto una produzione total white, basta che fosse filologicamente corretta. Anche se poi questo filologicamente corretto lascia un po' a desiderare, perché non è che basti castare un gruppo di attori bianchi perché il film in costume sia realistico, no? Ci sono anche altri fattori da tenere in conto che invece spesso vengono trascurati. Però Bridgerton è unico anche nel suo genere, perché in questa storia vediamo fin dal primo episodio una serie di personaggi appartenenti alla nobiltà inglese che sono neri e quindi ci sembra una forma di anacronismo perché si tratta di un'epoca in cui era altamente improbabile che un nobile potesse avere ascendenze etniche differenti da quelle europee. E addirittura la regina, in questo caso la regina d'Inghilterra, è una donna nera. In più, nel corso della serie, più avanti, verrà giustificata nella narrazione questa situazione, quindi non sarà più un blind casting, ma sarà un aspetto diegetico. In quell'universo ci sono nobili neri perché, siccome il re si è innamorato di una donna nera, ha aperto gli occhi e ha cominciato a concedere titoli a persone prescindendo dalla loro origine. E quindi cosa si viene a creare da questo punto di vista? La cosiddetta ucronia si propone una versione alternativa del passato e di un dato momento storico. Cosa sarebbe successo se invece di un modo fosse andata la storia in un altro modo? Il caso più celebre di ucronia in letteratura è quello di un romanzo di Philip Dick, intitolato in Italia La svastica sul sole, che è stato anche adattato da Amazon Prime Video col titolo originale di The Man in the High Castle, L'uomo nell'alto castello. È il più celebre esempio di romanzo ucronico perché propone una visione ipotetica del mondo se avessero vinto i nazisti, se la Seconda Guerra Mondiale l'avessero vinta le potenze dell'Asse anziché gli alleati, e quindi un ribaltamento totale della realtà. Ecco, l'ucronia funziona più o meno così. Tendenzialmente in letteratura veniva utilizzata come innesco di trama, come divertissement, come sarebbe il mondo se fosse andata in un modo diverso. Da un po' di tempo però, negli Stati Uniti, l'ucronia entra sempre più prepotentemente all'interno delle sceneggiature. Un esempio che ormai è diventata una cifra artistica è quello degli ultimi film di Quentin Tarantino, soprattutto la triade Bastardi senza gloria, Django Unchained e C'era una volta ad Hollywood. Sono tre film intenzionalmente ucronici, mostrano una versione alternativa della realtà, come sarebbe stato bello che
fosse andata la storia e come non è andata invece. E ciò che fa Tarantino è dolce amaro, ma anche da un certo punto di vista eroico e commovente, perché chiude in sé quell'idea che l'arte possa andare in qualche modo a fare giustizia laddove la realtà è stata ingrata. Però da questo tipo di circostanza scaturiscono delle riflessioni, secondo me, molto interessanti, perché il confine tra l'intenzione positiva e l'effetto negativo è molto labile. Per esempio, Zero Calcare, nel commentare Bridgerton, aveva avanzato un suo timore legato al fatto che un pubblico, magari generalista, non molto preparato sulla storia inglese e internazionale, potesse vedere Bridgerton e dire: vabbè, ma tutto sommato, a quell'epoca le persone nere erano nobili, quindi cosa si stanno a lamentare oggi col Black Lives Matter? Voglio dire, sono sempre stati quasi pari dei bianchi, che in effetti fa un po' ridere perché si pensa sempre chi è così ignorante da non sapere le cose, eppure al mondo ci sono tanti casi di ottusità che supera ogni tipo di ipotesi e quindi in effetti può essere un genere di preoccupazione. Queste serie vogliono dare l'occasione anche a degli attori non bianchi di mettersi alla prova con opere in costume che altrimenti gli sarebbero sempre precluse, perché cosa fanno in quel tipo di produzioni? O fanno il ruolo di domestici, schiavi, lavoratori, reiterando quindi il loro ruolo subalterno nella finzione, oppure come i bambini si gioca a creare un mondo ideale in cui gli attori neri possono lavorare finalmente senza che il loro aspetto fisico faccia da filtro. Un altro esempio di ucronia in casa Netflix, ancora più esplicita forse, è la miniserie di Ryan Murphy intitolata Hollywood, ambientata ovviamente a Los Angeles nel primo dopoguerra, quindi proprio l'età dell'oro di Hollywood, e questa serie propone una totale ucronia. È come se rispondesse alla domanda: come sarebbe il mondo se Hollywood fosse arrivata in quegli anni all'inclusività di tematiche e di idee che si è raggiunto a malapena solo oggi? E quindi vediamo, per esempio, girare il primo film della storia con una protagonista nera, con un'attrice nera come protagonista in un ruolo mainstream, cosa che invece ad Hollywood non accadrà fino a molti decenni più tardi. Sia nel caso di Bridgerton, sia nel caso di Hollywood, ciò che ci viene regalato sono delle piccole fiabe, dei luoghi altri dove consolarsi del fatto che purtroppo la realtà non è così bella. E la parola fiaba mi fa ricordare quello che è un nesso che alla fine Tarantino cita in C'era una volta ad Hollywood, ovvero quello con ciò che faceva Walt Disney con le fiabe. Walt Disney spesso prendeva delle fiabe che avevano delle tematiche anche abbastanza horror e le edulcorava e spesso regalava un lieto fine a quelle fiabe che non lo avevano, tipo La Sirenetta, che è una cosa che è sempre stata contestata a Walt Disney. Ma cosa faceva lui? Lui aveva un input aziendale, artistico, ovvero voleva regalare ai bambini una versione sognante della realtà, magica, migliorativa. Ecco, io penso che operazioni come Bridgerton e Hollywood non vogliano essere biopic, non vogliono essere storicamente accurate, vogliono essere delle fiabe di un mondo alternativo e migliore rispetto alla realtà che viviamo. E però rimane l'interrogativo di Zero Calcare, ovvero: ok, però quanto è istruttivo tutto ciò per un pubblico poco informato? Non si rischia così di insegnare delle nozioni sbagliate se non c'è un disclaimer di qualche tipo? Ed è appunto l'eterno dibattito su quanto dobbiamo considerare competente il pubblico quando gli proponiamo qualcosa. C'è chi dice: vabbè, il pubblico sono fatti suoi, sei competente rispetto a quello che sta guardando, non è che il regista o l'autore si devono sobbarcare la sua ignoranza. E chi invece crede nel ruolo comunque informativo ed educativo dell'arte, che dovrebbe anche un attimo sensibilizzare
parlare e anche far capire al pubblico quello che sta vedendo. È molto curioso vedere come questa tendenza sia molto presente negli Stati Uniti, nei prodotti mediatici degli Stati Uniti, quella di creare parallelamente ai film di denuncia storica e sociale dei film che presentano invece una realtà edulcorata, permettendo anche a bambini e ragazzini di sognare. Quando vedi Black Panther, sai che non esisterà mai nessuna società come il Wakanda, però dà un senso di empowerment molto forte, giocare a pensare che questo mondo esista. Sono tendenze che chiaramente discendono dal modo tipicamente americano di gestire la situazione post Me Too, post Black Lives Matter, eccetera, che noi ci stupiamo spesso. Infatti in Italia c'è sempre chi si schifa per il politicamente corretto americano. Loro sono molto netti nelle cose, bianchi o neri, non conoscono intermedio. Se una cosa non va bene, si procede alla sua negazione. Questa cosa in Italia non si fa perché l'Europa ha una cultura molto più spinta sulle sfumature, e quindi chi dice che siamo nella dittatura del politicamente corretto in Italia sta chiaramente mentendo, perché anzi in Italia c'è più la santificazione del politicamente scorretto, se poi vai a vedere nel concreto. E me ne sono accorta nel piccolo frequentando per esempio siti come Tumblr, dove spesso vengono postate meta riflessioni sui prodotti di massa e dove ci si confronta tra fan di tutto il mondo. E mi ricordo questa conversazione, ovviamente erano due persone specifiche, però in quel momento sembravano le due voci di un dialogo filosofico in cui si stava parlando di qualcosa riferito all'antichità, delle pratiche che adesso sarebbero considerate sconvenienti, che erano tipiche di greci e latini, come il fatto di avere schiavi, per esempio. Però lo stesso ragionamento potrebbe essere tranquillamente riferito alla Shoah, che è l'esempio che viene più facile a tutti. E la persona europea diceva: tu non puoi evitare di parlare di quel tipo di persecuzioni, perché la gente deve sapere da dove veniamo. La controparte americana in questo dialogo online rispose una cosa che probabilmente l'interlocutore non si aspettava e che per noi è abbastanza fuori dai binari di ragionamento, ovvero rispose: e se anche scomparissero queste nozioni? Se ipoteticamente la notizia che in certe epoche storiche ci sono stati degli schiavi si cancellasse, qual è il problema? Se anche riscrivessimo un passato migliore e dicessimo di discendere da quello e non da quello reale, sarebbe così sbagliato? Le persone che sono state perseguitate nel passato si toglierebbero un grande fardello. Se le nuove generazioni fossero convinte che quel male non c'è mai stato, vivrebbero meglio. Il suo concetto era: quale pro fa ricordare a una minoranza che i suoi antenati hanno subito violenza nel passato? Cosa gli porta se non il continuare a sentirsi discriminati? Ovviamente è una posizione che a noi ci trova in totale disaccordo, che però mi ha molto colpito, perché non pensavo che ci fosse qualcuno che poteva razionalmente pensare anche questo. E nella sua follia estrema, estremista, questo ragionamento aveva anche, non dico un suo fascino, però aveva una sua coerenza, no? Cioè, sembra quasi la trama di un romanzo distopico, no? Immaginiamo che il politicamente corretto avesse vinto, tutti fossero pari, eccetera. Però a certe categorie umane rimarrebbe questo enorme bagaglio dell'essere stati perseguitati nel passato. Ok, ne sei consapevole, hai imparato questa cosa. Questa consapevolezza cosa ti fa venire in tasca? Non sarebbe meglio se invece si riscrivesse la storia in modo che tutti partissero dallo stesso punto e potessero procedere alla loro vita come se fosse una lavagna bianca? È una distopia molto affascinante, un'utopia per loro. Si potesse ripartire da zero, riscrivere come fa Walt Disney, come fa Tarantino, una storia diversa, e ci convincessimo che quella è la storia vera, la storia reale. Una storia in cui tutte le categorie umane sono sempre state solidali, sempre state amiche, alleate, non si sono mai fatte la guerra. Ecco, io credo che il punto che scardina questo tipo di ragionamento è che non tiene conto di quella che è l'indole umana, che è il motivo per cui noi dobbiamo conoscere la storia. Noi nasciamo smemorati, ogni bambino è una lavagna bianca e non conosce quello che c'è stato prima. Qualsiasi cosa affronti nella sua vita, per lui è la prima
cosa del mondo. Il primo omogenizzato Cassaggia è il primo omogenizzato del mondo. Non sa che tanti altri bambini l'hanno mangiato prima di lui. E così via. La narrazione del passato permette all'individuo di ripartire non da zero, ma dal punto dove sono arrivati i suoi progenitori più prossimi, per cui tu non riparti a inventare la medicina partendo da zero, ma ti instradi nel binario della storia della medicina e la porti avanti, è come una staffetta. Per poter far avanzare questa staffetta dell'umanità, però, tu devi avere una conoscenza di quello che è venuto prima. Lo stesso avviene nell'etica. Se non conoscessimo il nostro passato, se pensassimo di essere stati sempre bravi, sempre buoni, sempre belli, il rischio è, vista la nostra indole, che a un certo punto del nostro futuro potremo dire: ehi, sai che però quella categoria lì non mi sta per niente simpatica, cioè l'abbiamo sempre trattata bene, ma alla fine non se lo merita poi così tanto. E se provassimo a fare diversamente, visto che siamo stati amici finora, perché non proviamo invece a invadere la loro terra? Vediamo cosa succede. Se siamo arrivati qua e con tutti i nostri difetti mostruosi abbiamo superato anche certi momenti della storia, è perché possediamo un bagaglio di conoscenze. Quindi è questo che secondo me confuta ogni fascinazione per portare l'eucronia anche nel mondo reale, perché si può raccontare all'essere umano che è sempre stato ligio al dovere, bravo e solidale, ma non si può cambiare la sua natura, che tenderà sempre a seguire entrambi i picchi a seconda di cosa gli conviene in quel momento. Però resta un argomento molto interessante, ed è interessante che sia scaturito da una serie bene o male di puro intrattenimento come Bridgerton. Questo sta creando un divario abbastanza importante, culturale, tra Stati Uniti e Europa, come se non fosse già molto profondo, e secondo me deve portare noi europei a ribadire invece, in virtù della nostra grande esperienza storica, questa importanza invece che ha la narrazione del passato così com'è. Poi le fiabe le lasciamo al mondo della televisione e dei libri per bambini, ma bisogna evitare che contaminino troppo i libri di storia. Bene, per oggi è tutto, ditemi se avete visto questa serie, che è un guilty pleasure in un certo senso. Io vi mando un grosso bacio e buon Ferragosto nel caso non postassi video da qui ad allora.